da Milano, l'angolo blu, Guilherm Babouin. Del fortissimo team Alamos, uno dei team francesi sicuramente più forti. Anche l'atleta Guilherm Babouin, un atleta versatile, lavora un sacco anche lui con i gomiti, ha le leve molto lunghe. Non ha nulla da temere il nostro italiano Lorenzo Di Vara. È pronto per il primo round, primo di 5 riprese, gentili telespettatori, subito. Fantastico il calcio di Lorenzo. Lorenzo molto sciolto, va su con la gamba. Abbassa Lorenzo. Antoni Alti subito col calcio. Vuole subito far capire com'è la situazione, ma dall'altra parte ha un francese veramente veramente abile, quindi questo è un match che va, ogni errore si paga in questi incontri. Attenzione, Sababuin studiando l'avversario, ancora Lorenzo Di Vara. Lorenzo sta sparando un sacco di calci. Lorenzo subito alti, che ha iniziato alla grande il match, molto concentrato. Ancora Lorenzo, guarda come stuzzica l'avversario. Sì, provando sicuramente a fare qualcosa di importante. Lorenzo, attenzione a Babouin che prova ad andare di ginocchio. Sì, Lorenzo continua a bombardare in alto. Io posso supporre che sia una strategia per poi andarlo a colpire giù. Però guarda il francese, francese come è preciso e metodico nei colpi. Ancora Lorenzo Di Vara è lì, si difende ancora Lorenzo. Sì, vediamo Babu in attaccare con delle braccia. Ma Lorenzo sta affrontando subito il match con aggressività, con assolutamente, non molla un centimetro del ring. Babouin ha dei colpi molto potenti, ma Lorenzo non è da meno. In questi casi sicuramente far sentire subito il veleno nei guantoni e nelle tibie è la medicina migliore. Lorenzo nella fase di studio. C'è il pubblico italiano che acclama Lorenzo, Lorenzo. Cerca una distanza per le braccia. L'atleta francese è molto più alto. Quindi sta provando Lorenzo a difendersi dai colpi precisi dell'avversario. Il gomito di Babouin pericolosissimo, rischia di colpire, colpire Lorenzo. I professionisti combattono senza paragomito, quindi il problema del gomito è che se va a colpire la testa fa male. Fa male e taglia, quindi taglia. Anche se l'atleta obiettivamente sta bene, può continuare, la fuoriuscita di sangue di solito decreta la fine del match per ferita, quindi è un'arma veramente pericolosa. 10 secondi al termine della prima ripresa, ancora Lorenzo, 1-2, una scarica di Lorenzo. Finisce qui la prima ripresa. Prima ripresa di studio, entrambi i combattenti non hanno spinto, giustamente. Adesso iniziano a lavorare la strategia vera e propria, quindi gli angoli sicuramente stanno consigliando il colpo migliore. Io da qua vedo il team Alamos che consiglia Babouin di entrare con il gomito sulla corta distanza. Ora vedremo che strategia hanno elaborato. Sicuramente il francese proverà il gomito, ne sono quasi certo. Seconda ripresa, amici telespettatori, ce la stiamo raccontando live dalla palasesto. Una fantastica proiezione. Sesto San Giovanni, e qui subito la classe di Guilherm Babouin. Ora Guilherm manda a scuotere il suo avversario, ma c'è un Lorenzo Di Vara agguerrito. Però sta subendo in questo momento. Sta subendo dell'avversario. Un po' le leve lunghe dell'avversario, perché comunque eccolo lì che prova questi gomiti. Attenzione,
al diretto incisivo. Bella combinazione veloce, Divara dovrebbe rispondere, esatto, un 1-2. Divara vuole la distanza sul pugno per poi chiudere con la gamba. Guarda Divara nella fase difensiva come mette la postura del corpo, a differenza dell'avversario che invece ha una postura più alta, più retta. Assolutamente, anche perché Divara deve provare ad entrare dentro le linee nemiche, quindi sicuramente deve stare coperto. Un bel match, sì, dove i due atleti adesso stanno comunque affrontandosi in maniera aperta. Ancora ha trovato Guilhem, eccoli, Divara che risponde col suo calcio basso. Guilhem ha trovato la combinazione, il calcio basso su Divara che non blocca con la gamba sinistra, e questo potrebbe... Divara sta cercando il varco giusto per colpire, per entrare, come in questo caso col calcio frontale, respinge ancora l'avversario, poi ancora Divara. Ecco adesso il gomito, attenzione, il gomito pericolosissimo. Con i due avversari. L'ha aperto, sì, l'ha preso. Aperto. Purtroppo... ferita importante in questo momento. Questa è una dimostrazione della strategia, quanto serva la strategia. Visto, diciamo, come il francese abbia aspettato l'italiano, lo abbia comunque affrontato in una maniera alquanto serena fino a questo momento, poi a un certo punto ha cambiato marcia, ha accelerato e ha colpito con precisione e cinismo. Ha seguito sicuramente le direttive dell'angolo, che ha notato che Divara poteva avere un'apertura sul, diciamo, nella difesa contro appunto queste braccia lunghe, questi gomiti affilati, e ha punito Divara. Il rischio adesso è riuscire a tappare, passatemi il termine, però a chiudere velocemente la ferita. E adesso il pubblico del Palasesto sta incitando Lorenzo Divara a non mollare. Tutti vicini a Lorenzo. Eh sì. C'è anche Antonino. Il Dejime è una grandissima famiglia, come tutte le scuole di Muay Thai. Si va oltre lo sport, si va davvero in famiglia. Anche Michele Antonino, il pluricampione di Muay Thai, è andato a sostenere proprio l'amico Lorenzo Divara. E questo sostegno, Lorenzo tira fuori l'aggressività che magari voleva tenersi per qualche round. Ancora Lorenzo, dai Lorenzo. Lorenzo accelera perché la ferita rischia di causargli uno stop. Esatto. Anche il match. Allora Lorenzo dal Bravissimo. Tutto per tutto. Bravo Lorenzo. Lorenzo accelera. È lì sul pezzo Lorenzo. Sa che adesso deve sorprendere l'avversario, non può permettersi. Esattamente, perché l'avversario sa dove colpirlo e sa come metterlo al tappeto. Infatti vediamo allora Lorenzo che adesso prova a entrare col destro e col sinistro. Finisce qui la ripresa, gli applausi scroscianti. Fortunatamente del Palasesto di Sesto San Giovanni. Lorenzo ha accelerato mettendolo in difficoltà e adesso hanno un altro minuto all'angolo, uno per chiudere la ferita di Lorenzo, che è la cosa più importante adesso. Accelerando così ha destabilizzato la strategia dell'avversario, che non si aspettava un Divara così esplosivo. Che bell'atleta Lorenzo Divara, sta dimostrando di essere un grande campione. Ha grandissime gambe, calci, grandissime gambe sciolte, quindi adesso deve provare a tenere lontano i gomiti affilati dell'avversario con le sue gambe. Vedremo come andrà questo terzo round. Terzo round è iniziato, amici telespettatori. Attenzione a Lorenzo. Lorenzo Divara. Lorenzo Divara che infila un fantastico calcio. E perde l'equilibrio. L'equilibrio in questa circostanza. Ora c'è Mabuin che prova a svegliarsi perché è stato colpito nel finale della seconda ripresa da uno scatenato Lorenzo Divara. Ancora Lorenzo. Cerca di bloccare le braccia per evitare di prendere il gomito. Guarda che bella sfida che sta uscendo con Lorenzo aggressivo. Dai Lorenzo. Dai così. Ancora Lorenzo. È lì.
pronto ad affondare il colpo. Sempre il calcio insidioso. Lorenzo entra con le braccia, con il destro, testa bassa per Lorenzo. Sì, vuole entrare con le braccia, però deve evitare il gomito lungo dell'avversario, che l'avversario sta continuando a pungere proprio sulla ferita. Esatto, questo match incalza proprio lo spirito del Muay Thai, quello di porgere l'arma più forte. Se lui usa i pugni, io entro col gomito. Questo è lo spirito dei combattenti del Muay Thai. Poi tra l'altro gareggiando senza protezioni, chiaramente. Esatto. Il colpo arriva doppio, è molto più incisivo, e appunto come ha pagato Lorenzo, è molto l'ha preso al fegato, è stato un gancio al fegato. Micidiale Guillaume Babouin l'ha preso al fegato. Lorenzo alla tappeto, c'è il conteggio di Alfredo Zica. Lorenzo c'è, Lorenzo può c'è. Continuare però Babouin, è stato straordinario Babouin. Ha infilato un colpo inaspettato. Quasi sicuramente Lorenzo ha recuperato il colpo al fegato. Però è una mazzata violenta quella, ancora di gomito. Sì. Babouin. Babouin sta tenendo il centro del ring, sta incalzando Lorenzo. Ancora Lorenzo, ancora l'aggressività di Guillaume Babouin. Babouin rientra col gomito, il calcio basso, cerca la micidiale. Spazzata, attenzione, la vuoto Lorenzo. Lorenzo allora, purtroppo Babouin è all'angolo. Ecco il gomito che sfiora sempre la testa, rischia di... Sta provando a chiudere il match il francese. Ancora il francese. Prova... un bel calcio. Calcio, no, non ce la fa, deve non ce Lorenzo la fa, non ce la fa. Ha subito il colpo al volto Lorenzo. C'è il conteggio. Lorenzo c'è ancora. Regge stoicamente Lorenzo, ma il francese in questo momento è nettamente più forte. Sì. Finisce qui la ripresa, era quello che voleva arrivare a fine ripresa Lorenzo, ma il francese sì. Davvero signori, è qualcosa di bello. Forte, è inarrestabile. È veramente potente, è piazzato e non sembra accusare i colpi di Lorenzo. Ora vedremo come farà Lorenzo a tirarsi fuori da questo impiccio. Non è facile in questo momento, assolutamente no. Onori a questo atleta francese del team Alamos. Per la sigla WBC, la categoria è Super Welter, con l'italiano Lorenzo Di Vara e il francese Guillaume Babouin pronti a rendere ancora una volta meraviglioso questo match. Vediamo Lorenzo che ha ritrovato appunto vigore ed è pronto a dar battaglia. Il francese, quando decide di cambiare ritmo, come in questo caso, va a bersaglio con i gomiti e con la box. Ancora il francese, ancora Guillaume punta sì. L'avversario lo centra, ancora il sinistro, il gomito, il calcio al volto del francese di Guillaume Babouin. Ancora Lorenzo che esce dall'angolo con una giocata magistrale, frontale. Bel lavoro in uscita di Lorenzo, il francese continua a sparare. Ecco Lorenzo che entra con le braccia. Sta bassa per Lorenzo. Sì, vuole evitare di essere colpito. Attenzione, il praget, appunto l'amuleto portafortuna che il maestro dona al combattente. Attenzione ancora alla furia del francese, alla furia di Guillaume Babouin. Ancora il francese. Adesso Lorenzo prova a uscire. Attenzione al francese che cerca le corde per poi... Sì, vuole chiudere la distanza. Lorenzo entra con la testa bassa per evitare appunto la ferita al volto, e c'è il palasesto che incoraggia l'atleta di casa. Attenzione a Guillaume Babouin. Attenzione, è entrato un altro gomito, un'altra gomitata. Attenzione, una ferita importante adesso. Alfredo stoppa di nuovo Lorenzo.
Alfredo Zica, l'arbitro di questo match. Primo dovere dell'arbitro ovviamente è tutelare l'atleta. Qui c'è l'eccellenza dei fischietti italiani nel mondo. Si può riprendere ancora Lorenzo, prova a tornare carico più che mai. Qui c'è Guillam. Lorenzo riesce a trovare la strada con un po' di diretti, sicuramente la strategia giusta, perché un colpo, bravo Lorenzo, un colpo di Lorenzo diretto al volto che infiamma il palasesto. Ancora Lorenzo, dai Lorenzo, dai Lorenzo, forza Lorenzo, sta stordendo l'avversario, straordinario Lorenzo, forza Lorenzo, 1-2 al volto micidiale e il pubblico è tutto in piedi, dai Lorenzo, dai Lorenzo, un 1-2 micidiale al volto che sta mettendo al tappeto l'avversario. C'è il conteggio, c'è il conteggio, l'avversario non ce la fa più, l'avversario non ce la fa più. Un match pazzesco, un match straordinariamente bello con Lorenzo il Magnifico che sta infuocando il palasesto. De Lorenzo, ancora Lorenzo che adesso subisce, va al contrattacco, il francese in grossa difficoltà, Lorenzo ha trovato la chiave, forza Lorenzo, ancora Lorenzo di Vara, finisce qui, finisce qui la ripresa, il pubblico del palasesto è tutto in piedi ad applaudire Lorenzo il Magnifico, Lorenzo di Vara sta ribaltando un match. Lorenzo è stato fenomenale, la sua strategia ha premiato, come dicevo la legge del ring è questa, un colpo può cambiare completamente un match e le 5 riprese sono davvero lunghe, quindi abbiamo ancora 3 minuti per vedere cosa succede. I pugni di Lorenzo entrano. Lorenzo ha fatto qualcosa di magnifico in questa quarta ripresa, è riuscito a trovare colpo micidiale per intontire l'avversario, cominciare una mitragliata di colpi importanti al volto che hanno fatto vacillare l'avversario fino al conteggio di Alfredo Zica. Dunque il match si è riaperto, amici. Il match è completamente aperto, adesso abbiamo un Lorenzo diverso sul ring, abbiamo un Lorenzo che ora sa che può farcela. Ci siamo, quinta e ultima ripresa. È la quinta. Tutti in palla corta, è con te Lorenzo. Forza Lorenzo, e allora Lorenzo adesso va all'assalto, subito Lorenzo con il destro al volto, destro ancora Lorenzo entra, vai Lorenzo, prova a tirare col gomito, adesso il francese al fegato, però Lorenzo è lì pronto a rintuzzare, evita la gomitata, ancora con il sinistro al volto, ancora bravissimo, Lorenzo, bravissimo Lorenzo. Forza, continua in questa maniera Lorenzo, ancora Lorenzo difende benissimo dalla ginocchiata, è lì Lorenzo con il sinistro al volto, è un Lorenzo in crescendo, non importa la ferita Lorenzo, ancora Lorenzo, il pubblico incita Lorenzo con il sinistro, stuzzica l'avversario, adesso va a terra Lorenzo, attenzione, è scivolato l'angolo, dica in vita ad asciugare quell'angolo intriso di sudore. Ogni colpo di Lorenzo al viso, non vede, va pulito, chiede di essere pulito Lorenzo, un vero e proprio gladiatore, un match che passerà alla storia sicuramente e la Muay Thai. Attenzione Lorenzo, ancora pochi secondi, ogni colpo al viso di Lorenzo potrebbe essere risolutivo, attenzione. L'ha preso di nuovo al fegato, forse lo vedo sofferente, sta stringendo adesso con le ginocchia al volto. E adesso Babuin manda al tappeto Lorenzo che si rialza grandissimo, strepitoso Lorenzo, stoicamente con le ultime energie che ha a disposizione Lorenzo, ancora scivola Lorenzo, esulta l'angolo
di Babouin. Attenzione Lorenzo. Ora è sulla linea del gomito, rischia veramente tanto Lorenzo. Francese adesso. Se non riprende un attimo le redini del gioco rischia veramente tanto. Ha ripreso il match in mano il francese. Adesso Lorenzo. Lorenzo deve infilare queste braccia, deve infilarle forte. Ancora scivola Lorenzo. Attenzione il francese che colpisce Lorenzo. Adesso Alfredo Lorenzo stoppa il match. Terra. Stoppa il match. Stoppa il match. Stoppa il match. Credo che però il francese non abbia aspettato. Esattamente. Esatto, credo che il francese Alfredo non abbia aspettato praticamente il la via. Ripresa del match. Esatto, non ha aspettato il via dell'arbitro. E in maniera poco sportiva, lo possiamo dire, ha colpito. Sì, gli è saltato addosso quasi alle spalle. Purtroppo l'arbitro non aveva ancora dato il via. Il verdetto vince questo incontro per KO, 2 minuti e 16 secondi della quinta ripresa. Ed è il nuovo campione. È il nuovo campione europeo, d'Europa. WBC Muay Thai, pesi super welter, super welter. WBC. Da Parigi, Francia. Da Parigi. Guillaume Babouin. Dunque, alza i punti al cielo. Guillaume Babouin, nuovo campione d'Europa. Purtroppo nessuna cintura è rimasta in Italia di queste. È stato un peccato, ma Lorenzo Di Vara ha dimostrato Lorenzo un grande cuore e una gran tecnica comunque.